sono andato con una mia amica a fare una pedalata un giorno, ero non so dove, e lei era una che sapeva andare, un atleta, e quindi io avevo la bici elettrica, lei aveva la bici Muscolari, muscolari. muscolare e mi ha fatto un culo così. E Ti ha quindi fatto un muscolo sì, così. mi ha fatto un muscolo così, ma io ho detto no, ma sai, non riesco a capire come mai non riuscivo a far entrare l'elettrico, capito? E quindi ho fatto una figura di merda, lei donna, che quindi teoricamente muscolarmente doveva essere, e invece ho fatto, mi atteggiavo come se fosse grosso Figurati, ciclista, immagino. invece mi ha fatto una figura di merda, però poi l'ha capito che ero un cazzone e mi ha detto va bene, dai, lasciamo perdere. Benvenuti in questa settima puntata di 478 Podcast. Io sono Matteo Ferrari di 478 Rent. Oggi con me in auto un co-conduttore d'eccezione, Jimmy Ghione. Eh sì, buongiorno e buonanotte, insomma, dipende dall'orario, E un pilota, niente poco di meno, un amico che è passato a trovare, che era qua a girare, poi diremo a far che cosa. Come? Giancarlo Fisichella. Ciao Ciao, Gianca. ciao a tutti. Come state, ragazzi? Ma no, parla lui, perché lui è il campione qua, Vallelunga è casa sua, è casa tua, Gianca, quindi Siamo a potresti. Vallelunga, Innanzitutto, effettivamente. sì, siamo qua Bravo. dentro l'autodromo di Vallelunga e per una cosa un po' diversa. Magari non so se riuscite a vedere le immagini all'esterno, non lo so. Sì, le vedranno E tutti. ci sono accanto a noi delle biciclette. Dentro l'autodromo di Vallelunga si sta Svolgendo. svolgendo la 24 ore di biciclette, praticamente una vera e propria 24 ore fatta in bicicletta. E la cosa pazzesca è che ci sono i gruppi da 12, da 10, da 8, da 4, da Ma 2, ma anche da soli. Ci sono delle persone che fanno la pazzi. 24 ore da soli, si fermano a fare lo spuntino, si fermano a fare il bisognino, ma queste persone va fatto un applauso perché Sì, veramente è complimenti, incredibile. veramente dei folli. E dormono in bici Eh sì, sul anche. rettilineo fanno il riposino e poi. E poi No, ma ripartono. poi bisogna anche dire che è luglio, perché ormai, cioè voglio dire, tutti stanno parlando di questo luglio, Caronte, quindi più di 40 gradi, Più di insomma, 40 che gradi. In questo momento, esatto. voi lo Insomma, vedrete un po' più avanti questo podcast, perché non però, credo, esatto, però non insomma è uscirà un'estate. subito, ma sì, la temperatura è veramente, veramente importante. Ragazzi, cosa dire? Prima che mandiamo in vacca subito questa puntata del podcast, così, perché conoscendoci e conoscendovi soprattutto Jimmy, magari. Ogni riferimento a persone e cose è Cose puramente puramente casuale. casuale. Nel frattempo stiamo controllando che non ci prendano la scia perché sennò vengono squalificati immediatamente i ciclisti. Immagini Fisichella che viene superato da un ciclista a Vallelunga, dove Guarda, Fisichella. adesso mi faccio passare da un mio amico. Di un tuo E non amico? ce la E gli do faremo. la scia, ragazzi, è un mio Non amico ce la questo. faremo mai, vedi? Dai, Tizia! Dai, Tiziano! Questi sono. Tizia! Ma ormai non è Dai, neanche. mettete scia! Non è Vedi, neanche vedi? più lui. Ormai è. Sapevo che andava in vacca in tempo zero questa No, ma puntata. è gente che ormai ha perso pure la propria personalità, perché dopo 17-18 ore, quant'è che si pedala ormai? Quasi un Sono giorno. partiti Da ieri ieri sera alle 7, sono quasi le 12. sera. Difatti, cioè, voglio dire. Sono messi bene, sono No, messi bene. ragazzi, e qui è Comunque, dura. 478 Podcast. Podcast, Cos'è sì. 478 Podcast? Per chi non la sapesse, per chi non ha visto ancora le puntate precedenti, e mi raccomando, nelle puntate precedenti avevamo questi due personaggi in auto durante l'edizione della Mille Miglia Green che si è svolta a giugno, quindi se non le avete ancora viste andatevi a guardare le puntate precedenti e naturalmente mettete like e iscrivetevi al canale, fondamentale, mi raccomando. In questo podcast noi cosa cerchiamo di fare? Prendiamo degli ospiti più o meno famosi, O nel caso di amici, perché Giancarlo. sì, però siamo ospiti, ma noi siamo amici di 478. E attenzione, perché Matteo, questa persona che voi vedete ubicata nei sedili posteriori, oltre che essere un grandissimo uomo d'affari, possiamo dirlo, perché tu ti sei buttato
in una situazione lavorativa molto importante, sei un amico. E tutto questo lo devo grazie a Giancarlone Fisichella, perché Giancarlo, la cosa bella di Giancarlo, scusa se te lo dico, ma è che è una persona straordinaria, al di là è grandissimo campione, ma siamo amici perché quello che mi ha colpito, al di là della sua forza sportiva, perché io sono, anche io sono pilota, ovviamente non come lui, ma quello che mi ha colpito è l'umanità di questo ragazzo qua, è la semplicità. Grazie, grazie Jimmy. Dai, accelerai, dai, per un po', Jimmy, dai, no? E dai, vediamo la scia se volete, Dai un po'. Ciao ragazzi, dai. Sapevo sarebbe finita così, sapevo che non sarebbe finita. In scia, guarda. In scia, tanto lui non è in classifica. Non è in classifica. Noi siamo fuori classifica. Io faccio parte di questo team qua dei capitani. Ah, fantastico, fantastico. E beh, adesso puoi lavare la macchina. Abbiamo anche qua, la macchina, ragazzi. Perché qua c'è il rinfresca ciclista. Cioè, ecco qua. Quello a sinistra. Ecco. Guarda lui che ha messo a 75 all'ora. Che palle. Scusa, hai messo la freccia, non hai lavato il collo. No, perché questa è una, ovviamente. Schiaccia di lato. Di lato? Sì. Perfetto. Ah, okay, no, fine. Perché posso dire una cosa? Allora, uno dice, ma Giancarlo Fisichella non sa lavare i vetri, ma perché la gente pensa che la macchina sia una, ma invece dobbiamo spiegare a chi non è pilota, e poi questo ve lo spiegherà meglio lui, è che ormai le macchine sono così diverse che tu da pilota rischi di affittare una macchina e non riesci neanche a metterla in moto. È vero o no? È vero. Devi schiacciare tre pulsanti, una cosa, tutto elettronico, non trovi neanche il tergicristallo, ma è così. E pur conoscendo le macchine, delle volte, perché mi capita di cambiare la macchina al giorno praticamente, delle volte faccio fatica anch'io, cioè quindi è veramente, veramente una situazione imbarazzante. Comunque, tornando a noi, io vorrei sapere innanzitutto Giancarlo cosa ci fa qua, perché io e Jimmy ci eravamo messi d'accordo per trovarci e magicamente abbiamo trovato qua il nostro amico Giancarlo. Vabbè, che rapporto hai con questa manifestazione e naturalmente voglio sapere come vai in bici. Allora, innanzitutto sono amico di Emiliano, che è l'organizzatore insieme a me di questo evento della 24 ore di bici dentro la Totolomi Vallelunga. Grazie a lui, insomma, la sua organizzazione è fantastica, tutto perfetto. Io ovviamente faccio un altro lavoro, quindi posso aiutarlo fino a un certo punto. Partecipo, diciamo, in modo leggero, tranquillo. Ieri ho fatto un 40 km. Ma scusa, ma facevi più di 40, 42 allora. Ma tu sei un pazzo, qual è leggero? Ma sì, va con la moto. Non facendo, insomma, la 24 ore tutta vera e propria. Oggi risalgo un po', farò un'oretta, però insomma. Dici la verità, Gianni. Però sono un grande appassionato di bicicletta. Beh, tutti i piloti si allenano con tutti le bici, i piloti, è un allenamento fantastico per noi piloti, per il cuore, per gli muscoli e tutto il resto, quindi ci piace. Poi se ti prendi e se ti appassiona, insomma, è uno sport bellissimo. Quindi adesso hai la scusa per dire perché mangi così tanto. Ecco, io vado in bici per mangiare. Perché è un fisico asciutto come il suo. Tu Jimmy l'avrai già visto. No, cioè, senti, ti conviene comportarlo da Armani e comprargli un vestito. Esatto. Costa meno, capito? Cioè, è una cosa incredibile. Allora, Giancarlo, come tutti i piloti, non hanno questa stazza da Michael Jordan. E quindi io dico, o ha un sacco, una gerla dietro, perché non è possibile. Cioè, lui mangia delle quantità di cibo è una cosa, qualcosa di inverecondo, però brucia. E brucia tanto. Tu Jimmy invece con le biciclette come sei messo? No, non con la pancia, non volevamo sapere, no, che sei uno asciutto anche tu. Beh, anche io sono un atleta, dai, io mi alleno, gioco a padel. No, beh, io diciamo che allora, intanto con la bicicletta non ho un ottimo rapporto, ma perché? Perché non mi sono mai avvicinato a questo sport, pur facendone tanti. Non mi sono mai avvicinato alla bicicletta, però capisco che è quasi una droga, un'ottima droga per le endorfine, perché rilascia molte endorfine, l'endorfina poi ti fa vivere meglio, quindi qualsiasi sport che tu faccia durante la giornata ti dà endorfine, quindi facendo sport e l'endorfina ti fa stare meglio. Però la bici è una delle poche cose che non... utilizzo quella elettrica, ho una bici elettrica che...
della tassistita, lui ride perché per un ciclista vero parlare di elettrico è un po' come parlare, no, di cibo per chi non chi ha dieta, insomma, è cazzare. Diciamo che Jimmy, tu ti avvicini tanto ai ciclisti, sì, in macchina. In macchina, beh, bisogna rispettarli però, perché poveracci, uno sport bellissimo e bisogna rispettarli. Questo è importante. Questo è importante. Perché, allora, io faccio l'appello ai ciclisti, ecco, che i ciclisti non devono stare in doppia fila, esatto, sulle strade, ecco, e va bene. Esatto. Però anche chi è che guida deve rispettare, certo, la distanza, sì, deve rispettare il momento di aspettare il sorpasso. Sai quante volte mi sono trovato in difficoltà a rischiare degli incidenti perché uno non vuole aspettare 5 secondi per sorpassarci? Veramente, ragazzi, ogni tanto ci sono anche delle disgrazie, e questo bisogna dei campioni sono evitare. Morti, dei campioni sono morti, ma poi tra l'altro, esatto, voglio dire, spesso dove vanno i ciclisti la velocità sono i 50-70 all'ora massimo per le macchine, quindi a quella velocità lì, se rispetti il limite, hai tutto il tempo per vedere un ciclista, per evitare di prenderlo, quindi voglio dire, se rispettiamo i limiti, ovviamente siamo tutti più in sicurezza. Assolutamente. Questo lo dico da utente stradale. Ci sta, ci sta. Ottimo appello, ragazzi, ottimo, sì, appello. Siccome Jimmy ha introdotto prima l'aspetto delle biciclette elettriche, e noi stiamo viaggiando come sempre su una macchina elettrica silenziosa, perché almeno A, facciamo il nostro piccolo non inquinando, e B, non diamo fastidio a questi ciclisti buttandogli inquinamento in pista. Com'è il vostro rapporto, Jimmy? Come la vedi tu questo aspetto di ecosostenibilità? So che tu hai corso anche delle gare. Beh, io ho vinto un campionato italiano, era con macchine ibride, erano a gas, e poi è stata la prima volta che si utilizzava un KERS con una macchina a ruote coperte. Quindi è stato un campionato italiano interessante. Sono molto legato all'ambiente, ovviamente, non solo io, ma tutta Striscia. Noi abbiamo fatto moltissime puntate perché siamo legati all'ambiente. Sì, io sono, diciamo, ancora un po' per il motore termico, ma come Giancarlo e come tutti quelli che amano il famoso rumore, beh, certo, anche solo adesso, già solo vedere le Formula 1 di adesso mi dà fastidio rispetto a quelle che utilizzava Giancarlo, perché sentivi questo sibilo di questi 8-12 cilindri che era questo violino, che era un violino, era un violino che suonava. Adesso la Formula E, per tutto, attenzione che se mi tocco il microfono poi si sente male, con tutto rispetto per la Formula E, però diciamo, la macchina da gara mi entusiasma di più se è una macchina a motore termico. Detto ciò, siamo ancora molto lontani, secondo me, dall'aspetto di ecosostenibilità, cioè bisogna capire intanto questa energia da dove viene presa, perché noi stiamo viaggiando elettrico, ma ci sono le colonnine, e quelle colonnine da dove prendono l'energia? Prima cosa. Secondo, tutto lo smaltimento delle batterie, poi come avverrà? Perché vi ricordiamo che una macchina come questa, che pesa più di 2000 kg, immagino, giusto? Sì, corretto. Ci avrà 600-700 kg tra motori, batterie e quant'altro. Sì, sì. E quindi nel momento che bisognerà andare a dismettere tutto questo, dove andrà a finire? I pannelli solari a terra, quando verranno dismessi, dove andranno a finire? E quindi bisogna, secondo me, lavorare tanto su quello. Poi, Giancarlo, correggimi se sbaglio, perché tu, essendo pilota e avendo corso con motori e corri ancora tuttora con Ferrari con motore termico, poi magari anche tu, ovviamente, sei legato all'ambiente, però... No, ma hai detto benissimo. Cioè, siamo tutti d'accordo con l'ecosostenibilità. E fa parte del di adesso, farà parte del nostro futuro, dei nostri figli, sì, ed è giusto che ci sia. Però, come dici tu, bisogna vedere poi tutte queste cose come verranno smaltite, come verranno, certo, sistemate. E per quanto riguarda il fattore sportivo, è ovvio che io, avendo corso con i vari V10 3500 con quasi 1000 cavalli, 20.000 giri 20.000 in qualifica, 20.000, 19.500 giri in gara, cioè erano motori, sì, facevano 500 km, poi si cambiavano, però quella era la Formula 1 vera. Già adesso con l'ibrido lo senti passare, è tutta un'altra, sì, è diverso. La Formula E ci sta, perché è bello che ci sia anche quello, però io il Formula 1, che è la massima espressione del motore termico, tornerei tutta la vita con un motore aspirato, sì, un motore non ibrido, insomma. Bello, bello. Ragazzi, dopo questa grandissima leccata del culo per l'ecosostenibilità, ma mi spiegate voi due come vi siete conosciuti? Ma
Parlo io? Non lo so. Allora, io mi sono avvicinato al mondo dei motori un po'... ero già attempato. Io correvo in moto da ragazzo, facevo motocross. E poi mi hanno chiamato e la prima gara l'ho fatta proprio a Vallelunga con i Maggioloni. E l'ho vinta. Detto, così? Sì, esordio, vinta. L'ho vinta per la gara dei Maggioloni. Poi ho corso con la Mazda. È andata male, ma perché non avevo capito la macchina, sai, poi si dice sempre così quando vai scusa, piatto. La scusa, ci sta. Attento che questo è un ciclista che in leggera difficoltà, ha bisogno della famosa bomba di Fantozzi. Una ragazza. Era una ragazza, e allora forza. E ci siamo conosciuti qua, insomma, poi sai, chi lavora in televisione, chi è nel mondo delle corse, penso che proprio la prima volta ho conosciuto Giancarlo qua, ero un suo fan e quindi l'ho abbracciato, gli ho detto mi hai regalato dei sogni mostruosi, perché chi ama i motori non poteva amare Giancarlo, perché secondo me è stato il più grande pilota italiano di Formula 1. Grazie. Questa è la verità, poi voglio dire, sì, ci sono stati dei piloti negli anni 20, 30, non so, però diciamo che io ho vissuto la mia gioventù. Quando dicevi, Madonna vai forte, ma chi sei, Fisichella? Ancora adesso si dice, hai fatto una volea a tennis, chi sei, Panatta? Cioè, Fisichella è rimasto nel cuore degli italiani e non solo, perché Giancarlo, persona straordinaria, speciale, io lo seguo su Instagram, dei ricordi con Schumacher, cose bellissime. Insomma, ci siamo conosciuti. Poi ho vinto una 2 ore qua, lui ha vinto una 6 ore, era lo stesso weekend di gara. E insomma, ho avuto un sacco di complimenti da Giancarlo, perché, ripeto, io... sono il primo nella storia che ho fatto un percorso al contrario, dalla televisione sono passato a fare un campionato italiano e l'ho vinto e quindi non era mai successo, e Giancarlo mi ha dato anche dei consigli, anche a Fasano dove mi sono capottato, faceva ridere da morire perché... Mi sono capottato. E quest'anno siamo ritornati sul luogo del delitto, perché hanno intitolato la curva, me a Fasano, la curva Ghione, è venuto con Giancarlo. Come siamo andati con Giancarlo, c'era tutta la curva che ci aspettava, abbiamo avuto. Ma hai anticipato una successo. Domanda, Jimmy. Sì, perché bellissimo. Veramente, volevo proprio approfondire anche quell'aspetto. Si è detto, Jimmy, va fortino, ma capottato. Esatto, ma tu ti fidi adesso, perché io ho visto un servizio fatto a Striscia in cui lui era la guida e tu eri al fianco. Ma com'è stato? Allora, innanzitutto... mi fido perché Jimmy sa guidare veramente. Non è. Posso dire che siamo colleghi. Oh, vabbè, dai, questo è bellissimo, grazie, detta da Giancarlo. Cazzo, ragazzi, grazie, beh, che grazie. Allora, non è che uno arriva, corre col Maggiolone, con la 500, con la macchina a gas. Porsche, non ti regala niente nessuno. No. Ci sono tutte piloti che vanno forte. E non è che uno sale e vince così. Campionato italiano. Era da solo. Quindi vuol dire che in macchina sa guidare. A Fasano gli ho detto va piano perché non stiamo in pista. È vero. Però bellissimo, perché siamo andati alla curva Jimmy Ghione. Adesso è diventata la curva Jimmy Ghione. C'era tutto un pubblico. Mille persone che ci aspettavano. Siamo scesi, abbiamo fatto filmati, foto. E ringraziamo ancora Garrei. No, è stato bello. Dentro un trucco, sì, però Giancarlo sa che, allora, pilota forte, botto forte. Cioè, quale pilota non ha mai sbattuto? È chiaro che è l'imponderabilità della gara, voglio dire, può succedere, però lì c'è da dire che c'era molto vento quando mi sono capottato. Tra una macchina e l'altra nelle gare in salita passa del tempo, si era fermata la gara, molto vento, le balle di paglia hanno rilasciato della paglia sulla pista, cioè era sporca, e Giancarlo sa che quando la pista è sporca in pista ti danno la bandiera giallo-rossa, che non è perché sono dei romanisti, che lui è romanista, che gli piace tanto, ma vuol dire che la pista è sporca. In salita non è che me l'hanno comunicato molto bene, sono arrivato forte e mi sono capotato, quindi è l'imponderabilità, non sei mai dietro la curva. Ma certo, assolutamente. Ma visto che siamo in un autodromo, allora lui può dirti di tutto, qua è come parlare di qua, Totti al Colosseo. Esatto, ma qua com'è la pista? Raccontaci un po', Gianca, che tu... Beh, Vallelunga... Hai picchiato forte anche tu qua? Ho picchiato forte ovunque, perché sai quanti... se ti dico quanti giri ci avrò fatto qua, cioè un numero spropositato. Innanzitutto mi ricorda i tempi più belli quando mio papà mi portava, quando avevo 6 anni, a vedere le gare qua a Vallelunga. Io sognavo, cioè non vedevo l'ora che arrivasse il giorno della gara
e che mio papà mi portava qua. Io stavo dalla mattina alla sera sulle tribune a guardarle tutte, cioè era già un amore, capito, a prima vista. Eri un predestinato, Giancarlo. E poi, vabbè, a 8 anni mi ha portato sulla pista di go-kart, ho cominciato così. Che ricordiamo a tutti. E da qua, e qui, ho cominciato a correrci all'età di 19 anni in Formula 3, dove ci ho vinto in Formula 3, ho vinto nel GT, ci ho girato in tantissime categorie, ho fatto tanti tanti chilometri per test di sviluppo sulle GT. E tra l'altro a ottobre farò la quarta tappa del campionato italiano GT Endurance, quindi vi aspetto numerosi, venite tutti. E... così, giusto per una cosa, non so Jimmy se lo sai, settimana scorsa ero a Mugello con Giancarlo, secondo te? Ha vinto, lo so, l'ho vista quella gara. L'hai vista. Ma l'ho vista, ma io quando c'è il GT e c'è Giancarlo, a parte c'è un po' di amici che corrono nel GT, ma devo dire che Giancarlo è come vedere, capito, gli U2, come vedere, per me amo la musica e lui poi tra l'altro lui è DJ, quindi dovete sapere che Giancarlo va forte anche, capito, col mix. Ma no, allora, Giancarlo ha un pregio secondo me, la modestia. Io voglio sottolineare questo fatto, cioè Giancarlo Fisichella, che è uno che nel mondo salutiamo, perché noi dobbiamo salutare nel mondo, Giancarlo Fisichella ha lasciato il segno. E incredibilmente Giancarlo nella fortuna ha avuto una grande sfortuna, perché con la Force India Giancarlo ha fatto delle gare, a un certo punto la Force India di colpo è andata fortissima, sì, anche per merito tuo che l'hai sviluppata tu poi. Sì, è arrivato un pacchetto aerodinamico nuovo a Spa. Incredibilmente, pole position è una cosa. Di colpo Giancarlo finalmente ha avuto la macchina giusta, e poi però ha avuto una fortuna straordinaria di andare in Ferrari. La sfortuna è stata che però quegli anni lì la Ferrari, come d'altronde adesso, si sono un po', diciamo così, persi, si sono persi nei meandri di alcune ricerche, forse finite male. Però Giancarlo nella fortuna ha avuto un po' di sfortuna, io lo dico non parlo da Jimmy Ghione televisivo, ma da Jimmy Ghione. Vediamo se ne facciamo fuori due in un colpo da solo, Jimmy Ghione, apri la portiera. Da Jimmy Ghione pilota, cioè lui ha avuto fortuna ma sfortuna secondo me. Beh sì, diciamo che in quel momento mi sono ritrovato alla fine della stagione che dalla Force India, che è una macchina che di colpo andava fortissimo, ad avere la proposta a sostituire Felipe Massa, che insomma ebbe quel brutto incidente con la molla di Barrichello. Di Barrichello. Ma sapevo che io andavo incontro alle ultime 5 gare che dovevo insomma fare con la Ferrari, andavo incontro a un periodo difficile, cioè una macchina totalmente diversa, non potevo fare i test, una macchina che ha vinto soltanto una gara in quell'anno. Però cioè, era un sogno che avevo da bambino. Sarì, dopo 13 anni di Formula 1, avevo 37 anni, ma come me l'hanno proposto non ci ho pensato su due volte, subito. È diventato un altro sogno della mia vita che si realizzava. E da quel giorno, anche se poi ho smesso in Formula 1 dopo alla fine della stagione del 2009, da quel giorno sono ancora un pilota Ferrari del reparto competizioni GT, mi sono tolto tante soddisfazioni nelle gare di GT, ho vinto due volte la 24 ore di Le Mans, cosette, altre gare, insomma. Diciamo cosette, cosette. Mi diverto ancora all'età di 50 anni. Figo, bello. Abbiamo parlato prima di Vallelunga e di Barrichello. A settembre lo scorso anno io ero qui. Sì, è il figlio che si è andato a schiantare, no? Chi è che... il figlio sì, nei test. Senti, vogliamo solo per un plauso particolare a questo. Non so se noi riusciamo a inquadrarlo, ma qua un plauso. Dai, sei un mito, sei. Grande! Sei un mito. Forza! Mamma mia, grandissimo, guarda. Ecco, scusate. Questo ma è l'esempio di come... possono fare delle cose fantastiche. Mandiamo un applauso a Zanardi, che proprio in virtù del fatto che lui era grande, che sta combattendo. Guarda, vabbè, insomma, è giusto ricordarlo perché c'è la pista, la bici qua. Tra l'altro, qua dentro gli uffici dell'autodromo c'è una foto di Alessandro con una Formula 3000
e accanto c'è la foto dell'anno scorso del mio podio, della mia vittoria con Barrichello. Ah, ecco, che voi avete vinto qua, sì, vero, sì. Appunto, stavano dicendo di Barrichello. Abbiamo fatto, c'erano 30.000 persone, cioè una cosa incredibile, ci siamo divertiti. È stato un momento bellissimo. Poi insomma Rubens, a parte insomma che ha fatto tanti anni in Ferrari, in Italia, nel mondo, ha lasciato il sempre segno. Il sorriso, però lui è un ragazzo straordinario, abbiamo avuto sempre un rapporto di amicizia e di stima l'uno con l'altro che, oh, che devi accelerare ogni tanto, ma sono superano, cioè, ma si fa forte, oh, non è che possiamo fisichella ghione superati, capito? Da, ma io vai, ecco, eccolo fatto, eccolo fatto, vedi, eccolo, adesso questo qua, ecco. Ecco, adesso rallentiamo anche perché se no, capito, poi dopo ci facciamo fare la foto, sorridiamo. Cheese, casco che una gomma lo prendiamo in pieno, capito? Però bello, no, poi il GT, scusa, voglio dire una cosa, che il GT tra l'altro è un campionato meraviglioso perché i giovani amano queste macchine, perché si vedono queste macchine bellissime, sono le più belle macchine, da Ferrari, McLaren, BMW, no, ci sono tutte queste macchine. Poi è un campionato dove ci sono anche i gentleman driver, dove possono correre, possono fare la 24 ore di Le Mans, gare del campionato del mondo endurance, e quindi... campionato che sta andando fortissimo, che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, dove anche la Ferrari ha sviluppato la macchina che ha vinto l'Hypercar ed ha vinto la 24 ore di Le Mans subito al debutto, un risultato fantastico, sì, incredibile. Peccato la scorsa settimana a Monza il secondo gradino del podio, però insomma, però erano lì, se la giocavano anche questa gara. Direi, esatto, che lo sviluppo di questa Hypercar è decisamente un bel passo avanti per Ferrari. Assolutamente. Speriamo in bene. Ma secondo me, siccome vi ho conosciuto nelle scorse puntate, mi raccomando, iscrivetevi al canale di 478 Podcast, certo. Io continuerò a rompervi le scatole tutte le volte. Secondo me qualcosina in comune voi due ce l'avete. A parte essere colleghi del motorsport, quello e beh, anche in televisione, qual perché è? Lui è molto... Secondo me sullo studio siete molto, molto simili. Ma cioè? C'è lo studio, cioè nel senso... Aspetta che ci chiedono una cosa. Ciao, dai! Puoi essere portato in giro da fisichella, mica è male, oh! Cioè, capito, c'è un autista, capito, oggi? Visto il filo su Facebook! E dai, eh! Grande. Guardate poi pure questo! Guarda, 478 Podcast, così sentirai le minchiate che stiamo raccontando! Ciao, bello! Ma no, lo studio, io cambio, allora lo studio, lui fa l'asino, perché poi, allora, perché io allora io ho cambiato tutte le scuole di Torino e poi alla fine sono andato in Svizzera, mi hanno dato un diploma perché mi hanno detto ti diplomiamo, basta che vai via da questa scuola, capito? Io ero terribile a scuola, perché in virtù del fatto che mi piacevano già i motori, io dovevo andare a fare motocross, poi giocavo a calcio, facevo tutti gli sport del mondo, per me lo studio era un qualcosa che serviva solo ed esclusivamente per poter foraggiare un po' la materia grigia, cioè il cervello, che poi io ho capito che il mio cervello lo foraggiavo invece con le esperienze all'esterno della scuola, anche se però il messaggio che va dato ai giovani è che la scuola è molto importante. E che quando tu pensi che la giornata sia corta, perché per i giovani la giornata sembra cortissima e quindi la scuola sembra quasi una perdita di tempo, non dovrei dirlo, ma per me era quasi così come il militare, due palle pazzesche, però adesso invece capisco che per tanti giovani il militare servirebbe, è vero o no? Madonna, mamma mia, guarda, servirebbe l'educazione, perché adesso ci sono quelli che danno del tuo ai professori. Una volta, se il professore mi sgridava, io arrivavo a casa e prendevo il resto da mio padre. Adesso invece ci sono dei genitori che vanno dal professore, addirittura li hanno menati. Sì, cioè questa è la cosa scandalosa. Allora uno può dire vabbè, non mi piace tanto studiare, però alla fine poi se sei furbo, a me mi interrogavano sulle piante e li portavo a parlare degli squali e mi davano il 6 perché gliela incartavo. Però la scuola diciamo non faceva bene. Però dato che ci accomuna questa cosa, adesso Giancarlo perché? Voglio capire perché. Io volevo arrivare lì. Allora. Perché di Jimmy ormai lo sappiamo, è il campione mondiale di cambio scuola. Sì, ma Giancarlo che cominciava a marinare la scuola per andarci in go-kart. Io c'ho la scusa perché c'avevo mio papà che era complice. Vedi? Non sempre, però alcune volte quando ho cominciato a correre e avevo qualche gara importante, bisognava fare delle prove
in più. E quindi un paio di mattine preparo la cartella, si chiamava la cartella, no? Sì, sì, certo, zaino, no, era la cartella, era bravo. Con i libri, tutto quanto. Stranamente quei giorni mi svegliavo anche prima, non veniva neanche a svegliarmi mia madre. Mi facevo la colazione, salutavo mamma, ciao mamma, ci vediamo. Con mio papà andavamo a scuola, ci passavamo davanti, facevamo un saluto, che bello. E invece di andare a scuola mi portava la pista d'oro. E chi non la conosce? La pista d'oro, quando tu parli della pista d'oro, quella delle piste più importanti, di chi parlano? Di Fisichella, ovviamente. Tutti i record erano i tuoi, però. Lì c'ho tanti bei ricordi. E quindi tiravi dritto. E quindi papà... Niente, invece di portarmi a scuola mi portava a girare in casa. Vabbè, però diciamo, allora, diciamo così ragazzi, che allora a scuola bisogna andare, però certo. Chiaro è che se, laddove sei Giancarlo Fisichella e poi alla fine, voglio dire, sei diventato Fisichella, vuol dire che in qualche modo ne è valsa la pena, però ne succede una volta su... Jimmy, cioè a questo punto... Sì, no, va bene, sì, certo. Nel tuo ambito sicuramente, magari sì. Non nel motore. Però io ho letto tanto, io guarda, mi sono sempre informato, guarda, io quello che dico sempre ai giovani, prendete un taxi a Firenze, parlate col tassista e fatevi raccontare tutto di Firenze. Prendete il treno, parlate col vostro vicino di, se non siete stanchi, di posto, perché voglio dire informarsi, il sapere ti riempie. Quindi è vero, la scuola tu verrai indottrinato sicuramente dai professori ed è giusto così, perché esiste una tecnica per insegnare e così puoi imparare. Però il sapere, c'è gente, tu vai dal macellaio, chiedi dove è il tabaccaio che è di fronte e il macellaio è da 20 anni che lì non sa dov'è, cioè la gente è molto settoriale, no? Stai molto lì, invece sì. No, bisogna avere la mente aperta. Sì, sì, poi ecco... È vero o no? Informarsi, sapere. È brutto non socializzare, esatto. Stare zitti, non salutare la mattina, salutare. Cioè... Appunto, da un saluto, da un saluto ti si apre il mondo, ha ragione lui. Io vedo in alcuni paesi così la mentalità è molto più aperta, che ne so, vai in America, hey man, how you doing? Sì, cioè sì, non sì, ti sì. Conosci, però è bello, cioè, anche a te ti viene sì. La voglia di essere espansivo, di salutare, di essere contento. E poi lo diciamo noi che siamo persone famose, capito? Voglio cioè, dire, poi, lo italiani, noi. Dai ragazzi. Ma poi al di là di questo ci sono nostri colleghi e tu lo sai benissimo, perché se dobbiamo parlare del GT, adesso allora, il GT è un campionato, è il campionato italiano delle macchine più belle. No, voglio legarmi al fatto del motorsport, ma succede un po' dappertutto. Ci sono persone che non sono famose, non sono riconosciute, vivono, capito, una realtà... Cioè tu c'hai Giancarlo Fisichella che ha corso, ha fatto e ha vinto di tutto, ci sono dei piloti, non facciamo nomi, che quasi manco ti salutano. Sì, sì. Cioè sì, piloti sì. Che non sono nulla, che però si atteggiano. Sì. Allora Giancarlo è uno, diciamo, come me, per quello che siamo fratelli, perché noi salutiamo chiunque, noi ci piace, siamo della gente, siamo del popolo noi. Cioè, quando ci chiedono l'autografo, la foto... Con i bambini, ma è un piacere immenso, perché ragazzi... C'è Giancarlo che va negli autodromi e fa di tutto. Tu vedi questi che non li riconosce neanche il vicino di casa, pensa a te, ma è così. Sì, è vero. Così. Perché poi nel motorsport c'è anche tanta gente con i soldi, allora si presume che se c'hai i soldi sei uno di successo, ti fa... Secondo loro tu sei nel segmento alto e non devi vivere con gli altri. Ma vaffanculo, no, si ma può non dire si può, questo podcast 478 da seguire, 478 che sono, che nessuno lo sa, ma sono i cavalli dell'F40, che è una delle più belle Ferrari mai costruite. Già. No, lo sapevo, me l'aveva spiegato, io l'avevo chiesto. Ah no, anche io te l'ho chiesto, che cacchio, 478. La mitica F40, comunque, bellissima. Posso dirvi, conoscendovi, a me capita spesso... che la gente ormai mi veda spesso con voi, le interviste, le fotografie, e mi continuano a chiedere, cavolo, ma com'è, come sono? Cioè, e è estremamente un piacere comunicare alla gente fuori che non vi conosce, che siete delle persone umilissime, tranquillissime. Sì, ma ci stiamo leccando il culo a vicenda. No, ma è così. Lui, però tu lo stai dicendo, poi ci fai i complimenti, mi hai la pelle d'oca. Quando lui mi ha chiesto, Gianca, mi è saltato un personaggio, senza fare nomi, per l'evento della Mille Miglia, ma secondo te chi possiamo, hai qualche... chiama, guarda, ti do il numero di G.
di Jimmy. Di Jimmy è arrivato. È così. E com'è stato il rapporto? Cioè, Jimmy, ci siamo sentiti la prima volta, una telefonata. Fratelli. Sembra che ci conosciamo veramente da una vita. No, perché? Perché poi lui è un giovane. Siete delle persone speciali voi. Matteo, tu sei un giovane rampante che stai portando avanti questo podcast, ma tu affitti anche autovetture e quindi il tuo lavoro sta andando bene, ma mi piace che però questa tua voglia imprenditoriale che hai, bravo, è quella di condividerla con gli altri nel motorsport, in un sacco di attività, siamo qua alla 24 ore, bicicletta, sport, cioè non stiamo... Mille miglia, esatto. Il podcast, cioè sono cose che uno deve... Se uno sta fermo senza far niente, esatto, non ti fai conoscere. Però attenzione, la cosa anche bella è che sono tutte attività che sono attività ludiche, perché ci si diverte, ma sono attività pulite, perché, bravo, io non sarei mai venuto se avessi mai avuto la percezione che Matteo non fosse stata una persona. Allora, se tutto questo è legato alle bici, allo sport, alle mille miglia, Giancarlo, ne farei milioni. Certo. Sono la pelle d'oca io. Grazie. Perché siamo dei lecaculo, sostanzialmente, la verità. Ma un'ultimissima domanda. No, che ultima? Io voglio girare tutto il giorno, io sto bene qua, capito? C'è l'autogrill qua? Ah no, non c'è qua a Vallelunga. No, potremmo fare sosta, dove piove, pit lane, panino, esatto, e continuare. No, ma vai, dicevi? Poi le altre volte voi siete stati già succubi di una domanda della Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Visto che l'altra volta eravate seduti tutti e due sul sedile del passeggero e alla guida c'ero io. Ecco. In questo caso, com'è Jimmy alla guida? Ma te l'ha già detto come sono. Scusa. Com'è Jimmy al passeggero? Ah, ecco. Carlo. Vabbè, così a 50 all'ora. Che noi, io dico sempre noi piloti, ma ovviamente, perché poi alla fine sono quasi 20 anni che corro in macchina, quindi non è che poi, però diciamo, mi piace dire noi, scusami, è Gianca che dico noi, ma... Siamo colleghi, tu noi, lo so, ma noi non siamo mai felici di star seduti sul posto del passeggero, è vero o no? E ci girano sempre un po' le palle, perché poi c'è gente che ha Giancarlo Fisichella in macchina, vuol far vedere che è bravo, cose del momento che rischi, sì. Sì, quindi, oh, Jimmy, tu sei anche pilota, ti faccio... Bene, tranquillo, perché lui si era definito un Mr. Hyde, mi sembra, una persona molto pacata e tranquilla alla guida. No, per strada pianissimo, a parte una volta che lui si è incartato con una Ferrari bianca. Pensa, adesso, allora, questa la dico perché... Ha preso la vecchia. Ma non hai capito, io stavo venendo da casa a qui, che abito a 15 minuti dalla pista, stavo venendo per fare un test per la 4, era la 458 ancora. Ah, aspirata, quindi, perché sì, 488 è turbo. E avevo una 458, quindi da casa, siccome le prove iniziavano presto, già alle 8:30 dovevamo stare in pista, da casa mi vesto già da pilota. Mi porta avanti, un po' come quando vai a sciare la mattina che ti metti sul tuo... Quindi sulla Cassia B, stai venendo qua. Lo dico, perché non è stato l'unico incidente che ho fatto. Ma non era neanche colpa tua, però. No, è colpa mia. È colpa mia perché? Perché stavo distratto col telefono. Ah, capito? Vedi, questa cosa non la sapevo. Sì, ci sono altri fattori, vabbè. Però ero distratto col telefono e da lì non ho più usato il telefono per mandare messaggi. Vedi che bravo anche ad ammettere sta cosa. No, guarda. Vedi? Bravo, cavolo. Io potevo, vedete, sentite, ho fatto un incidente, ho fatto dei danni, potevo farmi male, poteva farsi male la persona che ho preso, cioè da lì ai miei figli ho detto: se vi vedo col telefono in mano vi levo la macchina, perché è la distrazione peggiore che ci possa essere. O gli levi il telefono. E quindi siccome ho tamponato con l'anteriore, radiatore, una cosa, la macchina non andava più. Io ero là come vestito da pilota, la gente passava, e sì, tutti che mi salutavano. Strada con la tuta, quindi bellissimo. Ho dovuto chiamare l'ingegnere, ho detto vienimi a prendere perché sennò se non giriamo. Quindi è arrivato l'ingegnere, mi ha preso, mi ha portato su. Ovviamente la macchina poi è venuta a prenderla il carro attrezzi e ho continuato i test qua a Vallelunga.
bellissimo, fantastico. È bella sta storia, è bella, sì. Era uscita sul giornale, però vedete, sì, anche la forza di ammettere, perché tante volte uno compie dei miti e cerca in qualche modo di arrampicarsi sugli specchi, no, mi ha attraversato un cane. No, è umano, perché siamo persone umane, non è che se lo faccio striscia non ho mai sbagliato. Certo. Perché sì, la normalità. Però fondamentale non utilizzare il telefono alla guida. No. Cinture sempre allacciate, mi raccomando, cerchiamo di fare questo podcast anche sensibilizzando i giovani. Il casco in moto sempre allacciato bene, perché sai che tu vai nei paesini, specialmente dove ci si conosce tutti, no? Vuoi far vedere che sei il bullo del paese o il quartiere, tieni il casco indietro perché vuoi avere il ciuff, ma il casco salva la vita, ricordiamoci, basta. Sempre. Sugli sci, sulla moto, sul motorino. Ci abbiamo visto già tanto. Sono delle situazioni che... In bicicletta. Non ammettono appello delle situazioni. E Giancarlo, invece com'è Jimmy come passeggero? È sopportabile o? Ma è sopportabile, finché vai così piano e non dice niente. I coglioni. No, scherzo. No. È simpatico Jimmy perché, ecco, come dicevamo prima, ci piace parlare, ci piace dialogare, raccontarci le cose, se no... Il passeggero deve fare compagnia, se no uno viaggia da solo, quasi, no? Io sono ormai nella terza età, tu quasi, ma non ancora, quindi sai, più diventi anziano, più hai cose da raccontare, capito? A te ci piace guardare la Io ogni tanto quando viaggio con qualcuno, anche con mio figlio, l'altra settimana è venuto con me, si è fatto da Milano a Roma, ha fatto 3 ore e mezza a dormire, e ogni tanto io facevo una foto e dico, vedi... Da fermo la foto gliela facevi, che compagnia, però. No, mio figlio è la stessa cosa, quando viaggio con mio figlio dorme, difatti è difficile viaggiare con i figli. Ecco, vedi, loro passano sotto e si rinfrescano. La domanda, Gianca, che non ti ho fatto visto che stiamo parlando di biciclette, ma hai cominciato prima ad andare in bicicletta o sul go-kart? Beh, prima in bicicletta. Prima perché, in bicicletta. Perché insomma, sai, tutti a 3-4 anni cominciano con le rotelle, poi dopo si comincia a levarne una, poi due, l'equilibrio. Io a 8 anni ho cominciato in kart, proprio con, ecco, la pista d'oro, grazie a una passione pazzesca che aveva mio papà, che era un grandissimo fan di Formula 1. Quindi possiamo dire che il primo amore è stato sulle due ruote per poi passare alle 4 ruote. Beh, amore, sì, l'amore delle due ruote era un divertimento, e piacere, la bicicletta, insomma, chi è che non c'è mai andato alla tenera età di 4-5 anni? Sì. Poi dopo, come ho scoperto il mondo delle corse, ti sei fissato, per me sei è diventato un po' la mia vita, la mia passione, i miei obiettivi. Però insomma ero giovane, sognavo e... però ci sono arrivato, ragazzi, fortuna, volontà, sacrifici, tutto quello che volete, però su certe cose uno, se non ci prova e non ci mette l'impegno, non si ottiene niente. E poi bisogna parlare anche di un discorso economico, però, Giancarlo, certo. Perché voglio dire, tu lo sai che adesso, tu lo sai, ma magari tanta gente a casa non lo sa, ma fare un campionato di kart adesso va incontro delle spese pazzesche. Cioè ormai se vuoi venire fuori devi investire veramente tanto, ma fin appunto da quando tu inizi coi kart. Cioè non è semplice. Cioè non basta la passione, perché se economicamente no, non sei, diciamo, abbastanza... A posto, nel senso che devi avere comunque un castelletto di denari che puoi investire, sì, oppure degli sponsor. Avere però, degli sponsor. Non è facile. Devi essere imprenditore, grandi, di te stesso. Oppure devi essere Giancarlo Fisichella. Esatto. Non va, adesso ho paura, no, che non basta. Però, tu, io lo ricordo sempre, perché è una cosa fantastica per quanto mi riguarda. Riuscire a partire da zero è questo, sì. Vuol dire, è questo per dire che devi avere tanto talento. Allora, se hai talento, dopo 3 gare lo capiscono. Adesso, ecco, bravo. Adesso se sei forte, questo Kimi Antonelli, adesso che è uno che nel mondo dello sport, del motorsport, suo papà è tanti anni che è lì, però hanno capito che va forte. Certo. Che la e infatti, Mercedes, cioè, no? Come lui, qualcun altro
facciamo gli esempi di Verstappen, di Hamilton, di Leclerc, queste tre persone, questi tre grandissimi piloti, perché sono arrivati? Perché erano dei fenomeni nel kart e sono subito stati messi sotto contratto dalla Ferrari, dalla Red Bull, dalla Mercedes, e lì allora hai il supporto economico che ti aiuta e ti finanzia. Eh certo, altrimenti è dura arrivarci con i propri mezzi. Assolutamente. E quindi poi ecco, i tempi si sono cambiati tantissimo. Scusate. Oh, vai, bisogna. I tempi sono cambiati tantissimo perché prima, quando correvo io, ci volevano 18 anni e la patente di guida per correre in macchina. Adesso a 15 anni puoi già correre in macchina. Ci sono i simulatori. Tanti costi che alla fine dell'anno, cioè alla fine dell'anno, se parti all'età di 10 anni ad arrivare ai 18 anni prima di arrivare in Formula 1, Formula 1 devi stanziare milioni di euro. E questo è uno sport abbastanza selettivo e difficile. È costoso. Ce l'hai fatta. E ce l'abbiamo qua in macchina. Io ce l'ho fatta. Da una parte questa esperienza ha voluto che, insieme al mio amico Marco Cioci, anche lui pilota di tantissimi anni sia in kart che nel mondo delle GT, oltre che nelle formule, abbiamo costituito questa società che si chiama Pro Racing, dove proprio è un'academy che cerca di aiutare dei ragazzi che fanno il passaggio dal kart alle formule. E facciamo fare delle giornate in pista, mettiamo a disposizione dei coach, abbiamo già dei piloti che stanno crescendo nelle varie formule, che stanno in testa ai campionati, nei vari campionati internazionali, in Spagna, in Italia. Abbiamo due ragazze che sono già nel programma, una nel programma Driver Academy Ferrari, che è Aurelia Nobles, che è brasiliana. E poi abbiamo una ragazzina di 12 anni, italiana, si chiama Maria Chiara Nardelli, che è già entrata nel programma Alpine Formula 1. Siamo veramente contenti e sentirete parlare di queste ragazze. Poi io, sai cosa ci tengo a dire? Ovviamente parlo sempre da parlare di pilota, come pilota vicino a Giancarlo è difficile, però la gente non sa che intanto è uno sport, al di là che è costoso, è anche molto faticoso, perché la gente a casa dice vabbè, sei in macchina, sì, guidi seduto, ma no, ma ragazzi, ma noi perché quando sei in pista comunque vivi con una signora con la falce qua, che è la morte, perché qua ragazzi, cioè, noi siamo a Vallelunga, ma ai Cimini si arriva cioè il curvone qua con un GT, io qua ho girato anche con la macchina di Coloni qua, io ho fatto dei test col 3000, cioè voglio dire con l'AutoGP che ha il motore Zytec Formula 1, cioè quando arrivi qua ai Cimini, cioè che al curvone sei talmente con l'effetto suolo, e lui lo può confermare, che delle volte vedi quasi tutto nero perché la forza G, e quindi quando ti dicono ah vabbè, guidi la macchina, tanto fa tutto la macchina, cioè io vi giuro, con la monoposto fai tre giri e sei devastato. Perché tanto, ripeto, con le velocità, con le frenate e con l'effetto suolo sei veramente stressato fisicamente, e in più c'è anche un minimo di paura, che è quella che poi ti salva, perché se non hai paura ti ammazzi, giusto o no? Sì. Perché un po' di paura la devi avere, un po' di incoscienza, però un po' di paura è quella che ti salva la vita. Quindi quando ti dicono ah vabbè, la macchina, il pilota, come mai va allenato, tanto fa tutto la macchina, ecco, vi posso dire che è uno sport faticosissimo. Le temperature. E l'altra cosa è che si rischia di fare la figura del cioccolataio, cioè magari Fisichella, pilota di Formula 1, va e fa il GT, domani guida una macchina con l'anteriore, magari un po' che non la guidava, e non è detto che per forza di cosa Giancarlo Fisichella va a vincere quella gara. Assolutamente no. Perché tu inizi a prendere un decimo in una curva, un decimo in un'altra, alla fine tu magari non prendi un decimo, ma dico... non è facile. Io, per dire, ho vinto un campionato italiano con l'anteriore, sono andato a fare una gara con l'M4, e mi sono trovato in difficoltà. Certo, perché dall'anteriore al posteriore, posteriore richiede una guida diversa, devi fare dei test, non è che dici oh beh sì Jimmy, siamo venuti a vederti, avevi vinto un campionato italiano, adesso sei arrivato 18esimo nella gara dopo.
Ma non è solo un fatto di pilota, e qui subentra il fatto di fare dei test, il fatto di provare la macchina, il fatto di assettare la macchina, perché se fai mezza giornata con una macchina, forse non basta per assettare la macchina. Assolutamente. Poi è come dicevo prima, nessuno ti regala niente, c'è gente che va forte, c'è gente che sta lì quasi tutti i giorni. Tutti i giorni a far test. E quindi ci sono dei ragazzini che fanno test tutti i giorni. Quindi voglio dire, è chiaro che lo stesso Giancarlo, che è uno super campione, se vai a fare una nuova categoria dove trovi dei ragazzini che vanno tutti i giorni in macchina, lo stesso fisicano, non è che dovete dire ah Giancarlo fisicano a Formula 1 quel ragazzino lì, non è così, ragazzi, non è così, perché a parità di test Giancarlo Fisichella viene e mi fa, posso dire, un culo quello che fa. Esatto. Guarda, super chiarire, no? Per cui domande rubrica che fa rima con vai la più grande figura di merda, visto che l'altra volta l'abbiamo fatto in auto, questa volta la facciamo in bici. Per te, Jimmy, che la usi con la pedalata assistita, immagino sia quotidiana la figura di che merda. Sono andato con una mia amica a fare una pedalata un giorno, ero non so dove, e lei era una che sapeva andare, un atleta, e quindi io avevo la bici elettrica, lei aveva la bici, come si dice, normale, e la bici muscolare, e mi ha fatto un culo così. Ti ha fatto un muscolo così? Sì, mi ha fatto un muscolo così, ma io ho detto, no, ma sai, non riesco a capire come mai non riuscivo a far entrare l'elettrico, capito? E quindi ho fatto una figura di merda, lei donna, che quindi teoricamente, muscolarmente doveva essere, e invece ho fatto, mi atteggiavo come se fosse un grosso ciclista, invece mi ha fatto una figura di merda, però poi l'ha capito che ero un cazzone, mi ha detto va bene, dai, va, lasciamo perdere. E tu Gianca? Ma sai, queste bici da corsa hanno degli attacchi particolari, no? E che va incastrato lo scarpino fatto apposta sul pedale. E le prime volte ti dimentichi di questo, quindi quando arrivi magari a un semaforo o ti devi fermare per qualche motivo, certo, e che succede? Stai là sovrappensiero, provi, capito? Dici ok, metto giù il piede e invece rimane incastrato e lì vai giù così come un peperone, come... No! Mi è successo più di qualche volta. Poi ti hanno pure riconosciuto, hanno detto è meglio che vai in macchina e la bici la lasci stare. Sì. Ma è vero, cavolo. Sempre la signora qua da casa tua a Vallelunga. Ah, perché non c'è il disincastro laterale? No, devi farlo prima. Cioè devi spostare il tallone verso destra o verso sinistra in base, sì, in base a... E sganciarti. Però lo devi fare prima perché quando ti fermi è tardi. Capito? No, cavolo, io che sono sbadato, ciao, finita, farei... Fare delle figuracce. Ragazzi. Ragazzini, giovinotti. Scherzando e ridendo abbiamo fatto più di un'ora di chiacchierata. Esatto. Vogliamo spiegare un attimo la pista, giusto per ridere? Allora, questa è la curva, perché non abbiamo spiegato, Vallelunga è anche bella da spiegare. Sì. Questa qua è la curva dei Cimini. Parla tu di questa pista un secondo. La curva dei Cimini, qua si arriva dopo il curvone, il famoso curvone, che è una curva pazzesca. Che tu fai in pieno con quasi tutte le macchine. Qua con quasi tutte le macchine si fa in pieno, non tutti riescono a farla in pieno. Arrivi a una velocità, adesso parlo del GT3. Torna ai 265 km orari, in sesta, scali tre marce e fai i cimini. Poi abbiamo quest'altro bel rettilineo dove in fondo qua si può cercare di fare un sorpasso, ovviamente dipende, certo, molto dalla scia, da come esci dai cimini. Vai tu adesso che... No, e poi arrivi qua, questo è un rettilineo che praticamente insieme a quello della partenza è il più lungo. E arrivi qua e qui se sei riuscito a sorpassare devi stare attento poi a non andare diritto, perché qua è leggermente scollina, quindi è vero che sono i cartelli che ti indicano la distanza, però delle volte, tant'è che basta guardare per terra, si vede un sacco di strisciate, perché c'è gente che è arrivata direttamente in via dei fori imperiali. Questa è una curva che gira tantissimo ed è ampia, un tornantone. Non è detto che stando sempre attaccato al cordolo sia più veloce, a volte se tu fai la frenata giusta e la fai più a V, quindi freni tardissimo, e poi la chiudi, giri la macchina, se la fai perfetta viene anche meglio di stare, di fare, sì, fa la corda. Questo è un tornantino che si fa in prima marcia,
E questo tratto qua e quello prima è un pezzo nuovo della pista che è stato fatto negli ultimi, non so, 15 anni fa. Sì. Io quando correvo in Formula 3 qua non esistevano, c'è. E si passava da qua. Questo era un punto difficile. Difficilissimo, perché qua è la trincea fortissimo. La famosa trincea di Vallelunga, e qua farla in pieno era tosta tosta. Sì, adesso è acqua di fonte, adesso è molto più. Adesso è facile, diciamo. E poi qua c'è il semaforo. Che poi non c'è il semaforo. Che poi non c'è il semaforo, si chiama il semaforo, dove tu vieni qua e t'atteggi perché da qua ti vedono dalle tribune. Saluti, vedi. E sono tutte curve dove tu devi tenere, anche qua è meglio che la tieni stretta sempre, sì, no? Questa è un po' qua più diversa dall'altra, perché qua c'è sì, e poi qua c'è un cambio di, perché la e macchina qui ovviamente è sempre, no? Un altro punto dove ti infili per fare il sorpasso. Anche questo è meglio farlo a V, mettere la macchina dritta qua e quando sei in uscita schiacciare. Perché se acceleri prima ti butta tanto fuori, perché c'è un cambio di carico, no? La macchina comunque fluttua un pochino e quindi devi stare attento. Questa curva è una curva dove tu devi, diciamo così, sacrificarla, perché sennò vai troppo a destra, invece se la sacrifichi dopo la puoi tagliare. E esci meglio. Quel decimo che magari perdi in entrata ne guadagni due in uscita. E questa poi è la curva Roma, che è l'ultima che ti mette sul rettilineo principale. Hai capito, Jim? Pilota io direi di sì, possiamo uscire. Ma a questo guarda, punto fai così, stai sull'ultima, facciamo l'ultimo rientro, sì, perché dobbiamo fare i saluti, ragazzi. E allora questa comunque è la curva Roma, questa è quella che ti mette sul rettilineo. Anche qua se la fai bene, poi essendo il rettilineo più lungo di Vallelunga, perché se sbagli qua ti porti dietro poi tutto, certo, non fai velocità, capito? Quindi tutto, anche qua è meglio tenerla abbastanza stretta, giusto, no? Per poi, cioè, stretta neanche troppo, sì, però sacrificare, ecco, l'entrata per uscire bene, per perché uscire poi bene. Fai tutto questo tratto in pieno fino al curvone, fino ai cimini, che sarà quasi un chilometro. Lui la fa in pieno, perché io ti dico che con l'AutoGP mi dice no, ma la fa in pieno, tanto è tranquilla. E il piede viene su da solo, vero? Sì, il piede viene su e tu dici stai giù. Perché viene su? No, ma c'è l'effetto suolo, perché poi rispetto alla macchina a ruote coperte, scoperta è un altro punto. Comunque, ragazzi, per questa lezione di gestione della pista di Vallelunga, o vi guardate il podcast, ho pagato un esperto, mi raccomando. No, beh, ragazzi, qua abbiamo, ecco, questo è il curvone, ragazzi. Questo è il curvone, che qua devi avere il pelo perché questo è fatto in pieno a 225-230 km/h. E ragazzi, gira. E qui ci sono delle sconnessioni che la macchina. Sì. E poi se stai in scia perdi l'effetto suolo e quindi il carico aerodinamico lo perdi, e quindi la macchina è più leggera e quindi bisogna avere il pelo. Sì, abbastanza. Ragazzi, si è fatta una certa, se no poi continuiamo a girare e facciamo... No, anche perché poi dopo a un certo punto... Facciamo anche il giro veloce, poi vedi. Tranquillissimi. No, vedi, però questa è vera, la devi proprio pennellare, vedi, questa la devi proprio pennellare. Perché qua se sei bravo metti giù e non molli più niente, questa la pennelli. Ragazzi, salutiamo, chiudiamo questa settima puntata di 478 Podcast. È stato un piacere enorme avervi in questa puntata speciale. Speriamo anche per voi a casa. Esatto. Sì. Io sono Matteo Ferraglio. Ma io sono Jimmy Ghione e lui Giancarlo Fisichella. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao. All'autodromo di Vallelunga. È tutto. A voi studio. Ciao. Ciao.